L'Associazione Giochi Antichi è nata nel 2002 da un gruppo di appassionati giocatori di Scianco, che in italiano si chiama Lippa. È nata proprio con la voglia di ritornare a giocare in strada, negli spazi aperti, e nello stesso modo anche di difendere e salvaguardare quello che è il gioco tradizionale. Gioco tradizionale che, ricordo, è stato dichiarato nel 2003 patrimonio dell'umanità come bene immateriale. L'UNESCO ha diverse convenzioni internazionali, fra cui una convenzione molto interessante chiamata la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che dà una nuova, propone una nuova definizione di patrimonio molto basata sulle comunità. AGA riconosce in questa convenzione uno strumento molto coerente con la propria natura, con la propria storia. Cioè, AGA è una comunità di giocatori, una comunità di liberi giocatori che vogliono continuare a giocare un gioco che non era più possibile praticare perché mancavano proprio le condizioni per poterlo fare. Che il patrimonio non è soltanto nei musei, non è soltanto nei luoghi della ricerca, non è soltanto nei castelli, nelle chiese, nei monumenti, ma il patrimonio è prima di tutto negli uomini che lo vivono, nelle persone, no? È un patrimonio incorporato, come quello del giocatore di Scianco che riprende il bastone e la lippa e ripete un gesto antico, sentendo che in quel momento non sta soltanto giocando, ma sta trasmettendo una propria tradizione culturale, una propria cultura. Noi da anni svolgiamo un'attività di ricerca all'interno soprattutto del territorio italiano, ed è una ricerca per costruire un atlante di quelle che sono le comunità ludiche tradizionali, formate principalmente da adulti ancora vive, cioè che trasmettono ancora nei territori, nei loro territori di appartenenza, la storia e le regole dei giochi, dei propri giochi. Molto spesso facciamo una vera e propria ricerca anche sul territorio, attraverso vari mezzi, vari strumenti. Riusciamo a contattare qualche realtà, con qualche singola persona o qualche realtà territoriale, e andiamo fisicamente a vedere, a provare i giochi per vedere anche, diciamo così, che radicamento hanno sul territorio, che storia, che tipo di valore poi assumono rispetto alla comunità intera in cui si giocano. A un certo punto l'Associazione Giochi Antichi ha sentito il bisogno, la necessità di andare anch'essa alla scoperta, di incontrare le altre comunità. Quindi non puoi soltanto invitare a casa tua senza mai andare a rendere visita agli altri. E quindi è nato questo progetto molto importante e bello, che adesso ormai è anche, voglio dire, diventato un piccolo libro che racconta un po' questa storia. È nato un progetto di viaggio attraverso la diversità ludica dell'Italia. Quindi viaggio attraverso un paese che gioca, questo volumetto, racconta diversi giochi rappresentativi delle varie regioni italiane ed è stato l'inizio di un lavoro di ricerca. Perché da questo progetto di Associazione Giochi Antichi nasce anche uno spirito di ricerca, documentazione, conoscenza della diversità dei giochi tradizionali, spesso nascosti, patrimonio di piccole comunità locali, che magari non sono conosciute, non vengono studiate, non vengono. Ecco, invece l'idea è proprio quella di iniziare a studiarle, a raccontarle. E questo è quello che è stato fatto con questo libro, che attraverso l'indice di questo libro voi avete tantissimi paesi, da Trieste con le Lavre, a Cividale del Friuli, a San Martino in Passiria, a Casale sul Sile, Valeggio sul Mincio, cioè avete veramente un viaggio in Italia, in paesi appunto anche molto poco conosciuti, che attraverso questo percorso in qualche modo
diventano anche a noi tutti più familiari. La raccolta della documentazione non è solo di tipo orale, cioè andare a intervistare e incontrare chi porta avanti una memoria ludica, ma anche di tipo fisico, per cui con il vero e proprio materiale bibliografico, fotografico e multimediale. Siamo appunto all'interno del nostro centro di documentazione, che è Casa Colombare, che è un centro unico in Italia, appunto, dove si trova una parte importante di testi sia in italiano che in inglese e di varie lingue sul gioco prettamente tradizionale, oltre che il gioco in strada. Molto spesso all'associazione vengono richieste anche degli interventi di tipo di animazione, cioè fare dei giochi tradizionali, dei giochi storici. Diciamo che non è il nostro intento. Noi non siamo assolutamente degli educatori, non abbiamo una scuola di formazione appunto educativa di animazione, non siamo artisti di strada né pratichiamo la giocoleria, per cui questi tipi di attività tendiamo a farli in maniera molto contestualizzata o diciamo se c'è un vero progetto legato soprattutto a una fase divulgativa, didattica. Riteniamo che sia molto, ma molto più importante portare all'interno invece delle strade, riportare quelle che sono i gruppi di persone che ancora giocano, come dicevo prima, il lavoro sulle comunità ludiche tradizionali. Quello che noi facciamo, le attività che svolgiamo, il progetto che abbiamo in mente non è assolutamente di tornare a una fase che non vi è più e non può esserci più proprio per le condizioni ambientali, sociopolitiche, economiche. Ma parlare oggi di gioco in strada significa sostanzialmente fare anche una battaglia rispetto alla riqualificazione degli spazi urbani, ad esempio, cioè a rimettere al centro della questione quello che è il valore dello spazio pubblico, del bene pubblico, cosa che oggi, ahimè, è molto lasciato in secondo piano. Per essere mantenuti vivi, gli spazi hanno bisogno di avere una propria autonomia anche di tempo e di spazio. Ed è questa una delle battaglie che noi stiamo svolgendo sia a livello nazionale, rapportandoci con le istituzioni fino addirittura al Ministero dei Beni e Attività Culturali, e sia anche a livello europeo, essendo inseriti all'interno di una rete costituita da una federazione vera e propria sulla difesa del gioco tradizionale, che ci consente di rapportarci anche con le esperienze e con le storie dei vari paesi europei. L'Associazione Giochi Antichi non è soltanto un'associazione italiana isolata, ma è in rete con moltissime altre comunità in Europa e nel mondo, e in particolare con l'Associazione Europea Giochi e Sport Tradizionali. AGA riconosce in AGEST un interlocutore forte e importante per sviluppare il proprio progetto, ma anche AGEST riconosce in AGA un attore particolare, particolarmente, come dire, forte e adatto a rappresentarla presso l'UNESCO. Ed ecco che AGEST riconosce in AGA e in Tocati, come dirvi, una creatura originale, una realtà culturalmente molto forte, più forte di altre associazioni che si limitano a praticare il loro gioco e non si aprono la diversità degli altri giochi. Questo è stato un grande incontro che ha portato AGA ad aprirsi a una dimensione internazionale che del resto è anche quella del Festival Tocati, del Festival Internazionale dei Giochi in Strada. Abbiamo costruito un progetto che si sta via via sempre più affermando, che è un progetto di un festival vero e proprio dedicato alla cultura del gioco di strada, che è il Tocati, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, dove per 3 giorni la nostra città, la città di Verona, viene praticamente liberata da questi giochi, quindi vie, piazze, corti, palazzi vivono, risuonano ancora di giochi che sono vivi nei vari territori. Il festival ha assunto un'importanza importante anche per la città stessa,
È stato definito anche dai media nazionali l'evento, diciamo, nell'ambito ludico forse più importante, e questo ci ha permesso anche di coinvolgere realtà a livello sia italiano ma addirittura europeo con cui scambiarci e confrontarci dal punto di vista della cultura ludica tradizionale. Ascoltando il racconto di Haga, di come Haga è nata, di come il Festival Toccati è stato inventato dai membri dell'associazione, io mi sono resa conto che veramente questo non soltanto questo festival, ma proprio questo programma permanente di attività, perché se il Festival Toccati ha luogo una volta l'anno per 3 giorni a settembre, in realtà il lavoro di Haga copre tutto l'anno e ci sono attività a tanti livelli, a livello locale con appunto i tornei e le attività nelle scuole, il gruppo Scianco, a livello nazionale, di cui adesso vi racconterò in maniera un pochino più dettagliata, e a livello internazionale. Come vi stavo dicendo, Haga partecipa ed ormai è anche membro del direttivo del consiglio di amministrazione dell'Associazione Europea Giochi e Sport Tradizionali. E quindi, ecco, ascoltando mi sono detta: questa è una buona pratica, vale la pena candidarla all'UNESCO, cioè fare in modo che l'UNESCO riconosca in Toccati e in Haga questa capacità e questa particolare, direi, fedeltà ai valori della Convenzione dell'UNESCO, e anche non soltanto per avere un riconoscimento, ma per fortificare e consolidare questa esperienza, per fare in modo che le istituzioni, ai tanti livelli, locale, nazionale, internazionale, riconoscono il suo valore e quindi sostengano l'associazione in questo percorso. Quindi non è soltanto il riconoscere il gioco tradizionale, quanto riconoscere l'esperienza di Associazione Giochi Antichi del Festival Toccati come un patrimonio da condividere con altri. Per questo motivo abbiamo deciso, proprio perché la natura di Toccati è una natura internazionale, una natura legata moltissimo al dialogo interculturale, al dialogo fra le culture, abbiamo pensato a una candidatura multinazionale, cioè fare in modo che Toccati venga riconosciuto come una buona pratica da più paesi, ma non tanto e soltanto i paesi come istituzioni della cultura, ma i paesi come rete di comunità. Quindi è proprio questa capacità che ha avuto Haga con Toccati ad accogliere, ad aprirsi alla diversità degli altri giochi e degli altri giocatori, ad accogliere avere una comunità di gioco le più diverse, praticanti giochi più diversi, che ha fatto sì che AGEST a un certo punto ha detto: ma noi, che siamo riconosciuti dall'UNESCO come un'associazione non governativa per la salvaguardia del patrimonio immateriale, abbiamo forse in Haga l'interlocutore più adatto a rappresentarci su questo piano. In questo modo Haga è stata riconosciuta, è stata, come dire, nominata da AGEST come sua rappresentante presso l'UNESCO.